Buonasera, buonasera e benvenuti all'accorciato appuntamento con Terzo Tempo Live, le 16.04 minuti in diretta su Rete 8 Sport. Buonasera intanto a Fabio Ferraresi. Massimo, buonasera a tutti. Fabio, allora intanto un pareggio con il Lecce meritatissimo, perché il Lecce ha fatto poco, un solo errore del Pescara nel primo tempo, il gol di Maggio nella ripresa, soprattutto negli ultimi 20 minuti con l'ingresso di forze nuove, di più qualità, il Pescara è riuscito a riequilibrare le sorti del match con Busellato al 91esimo. Diciamo che il Pescara è andato oltre i propri limiti, però con i pareggi non si va molto lontano, questa cruda realtà. Beh, la domanda mi verrebbe spontanea, forze fresche o più qualità, come hai detto bene tu nella tua analisi? Io opto chiaramente per la seconda. Questo è un brodino che dà continuità al pareggio col Frosinone, sicuramente una squadra attenta, una squadra cattiva, una squadra che si vede che è conscia del pericolo in cui si è messa, però continuo a dire che ci vuole molto più coraggio per provare a tirarsi fuori da questa situazione, con i pareggi, con la pareggite, con prima non prenderle, al di là che, come hai detto tu bene anche a fine primo tempo dove ti ho seguito, davanti facciamo fatica, siamo un po' inoffensivi e cronici sotto questo punto di vista da un po' di tempo, però continuo a dire che i giocatori più di qualità, è strano vederli tutti in panchina, Macin, Giannetti, Vokic, Galano, Maestro, non lo so, io la vedo in un altro modo, sono d'accordo con te quando dici che il Pescara deve sicuramente per forza fare una partita di ripartenza e aspettare per ripartire, perché non ha nelle caratteristiche il fatto di impostarla subito per provare ad imporre il gioco, però è anche vero che su 5-6 giocatori di qualità, magari non tutti dall'inizio, ma qualcuno in più bisogna che gioca. Questa l'analisi di Fabio Ferraresi, è già pronto all'esterno dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, il nostro Enrico Giancarli, a cui cedo subito la parola. Buonasera, buon pomeriggio Enrico. Ciao Massimo, buon pomeriggio a te, un saluto all'amico Fabio Ferraresi in studio. Ciao Fabio, allora andiamo a raccontare questo pareggio. Forse Massimo, i pareggi servono poco, io ho sentito quello che hai detto tu in apertura di trasmissione, ma questo pareggio ha un sapore diverso, forse è l'ultimo che possiamo accettare, perché arrivata al termine di un'ottima prestazione contro il Lecce si era messo male per l'unico tiro in porta subito con il gol di Maggio. E soprattutto perché ha dato la sensazione che è una squadra viva, che con la qualità di Giannetti e Macin nel secondo tempo ha messo alle corde il Lecce, ha cambiato passo, e secondo me ci possono essere le condizioni per essere ottimisti, a patto che, come giustamente dicevi tu Massimo, si inizi a vincere, perché anche le altre, guardi il Cosenza contro il Chievo, stanno correndo. Ma andiamola a raccontare questa partita. Pescara-Lecce 1-1. C'è una grande novità all'inizio, è quella di Capone, preferito a Galano, torna dal primo minuto Memushei, che ha superato dopo una lunga assenza per Covid questa infezione da SARS-CoV-2, e torna dal primo minuto appunto il centrocampista della nazionale albanese. Per il resto nessuna novità di formazione, il Pescara se la gioca alla pari contro il Lecce, ma nell'unica vera azione del primo tempo Fiorillo smanaccia su un corner, la palla termina su Coda che controcrossa, c'è una sponda in area, Maggio colpevolmente lasciato solo all'altezza del dischetto del rigore, con il destro manda la palla all'angolino basso. Il Pescara aveva giocato alla pari con il Lecce, per qualche minuto subisce anche il colpo, il contraccolpo psicologico, poi nel secondo tempo in campo c'è una sola squadra, il Pescara. Il tecnico Grassadonia comincia ad inserire forze fresche, ad iniziare da Maestro dall'intervallo, Maestro che già dà un po' un cambio di passo, spesso riesce ad attaccare bene all'interno della metà campo, ad attaccare verso l'area di rigore in una circostanza non vede bene Masciangelo, che è tutto solo dentro l'area di rigore, lì si arrabbia, alza anche la voce Grassadonia dalla panchina, che poi fa ricorso ad ulteriore qualità con Giannetti per un Odgaard che a me non era dispiaciuto, e poi andiamo anche ad analizzare l'occasionissima che ha avuto, soprattutto Macin e Vokic, ma Odgaard alla palla dell'1-1 con l'aiuto di Giannetti si costruisce tutto da solo
l'opportunità, corre bene, palla al piede, arriva al limite dell'area, piazza il destro che è destinato all'angolino basso e fa un capolavoro Gabriel mandando in calcio d'angolo. Con Macin e Vokic la squadra ha tanta qualità, gioca un buon calcio, il Lecce non riesce neanche più a ripartire, il gol arriva quando oramai siamo ai titoli di coda. Calcio di punizione di Vokic da lontano, non sceglie la porta ma sceglie di giocare basso per Macin che salta un uomo, si accentra, calcia con il destro, conclusione ribattuta, diventa un assist per Busellato che è in posizione regolare e trafigge Gabriel. Finisce 1-1 Pescara-Lecce, ma adesso per ripetere ancora una volta quello che era il concetto che hai espresso tu Massimo ad inizio trasmissione, occorre tornare al successo perché le altre corrono. Eh sì, è proprio così Enrico, siamo perfettamente d'accordo, il resto della classifica è molto molto eloquente. Allora andiamo a vedere il quadro completo dei risultati, in realtà si sta giocando già, no, alle 16 sono, sì, sì le 16, sono passate da circa 10 minuti, sì, sono le 16:10, Monza-Cittadella sono in campo, alle 18 si chiuderà il programma di fronte a Entella e Brescia, martedì di nuovo in campo il Pescara-Cittadella con inizio alle 19. Intanto buonasera ad Aldo Fattore, grazie Aldo per aver accettato il nostro invito. Diamo uno sguardo dunque al quadro completo dei risultati, poi ascolteremo anche l'analisi di Aldo Fattore su questa partita prima di ascoltare lo stesso Grassadonia in conferenza. Reggiana Salernitana 0-0, Empoli-Venezia 1-1, queste due partite sono state anticipate a ieri, Cosenza-Chievo 1-0, Pescara-Lecce 1-1, ricordiamo i gol di maggio, 39 anni compiuti. A febbraio, mi pare l'11-12 febbraio, classe 82, il pari del Pescara al 91esimo, la firma di Busellato. Pisa-Vicenza 2-2, Pordenone-Ascoli 1-1, a Ferrara Regina batte spalla 4-1, Cremonese-Frosinone 4-0. Diamo uno sguardo velocemente anche alla classifica, vi dicevo insomma sì, questo è un pari sicuramente di speranza, siamo tutti d'accordo perché il Pescara comunque ha fatto registrare una buona reazione soprattutto negli ultimi 30 minuti, gli ultimi 20 minuti della ripresa, ma aveva cominciato anche secondo me benino, con una buona organizzazione, era in offensivo, è stato in offensivo nel primo tempo, un solo errore in fase difensiva, punito il Pescara dal gol di maggio, poi nella ripresa negli ultimi 20 minuti con tanta qualità il Pescara è riuscito a riequilibrare le sorti del match meritatamente con Busellato, ma sempre nel secondo tempo c'era stata la grande occasione che è stata raccontata da Enrico Giancardi, lo spunto centrale di Odgaard con la prodezza di Gabriel, il Pescara è penultimo con 19 punti, il Cosenza quart'ultimo, dunque i play-out distano 7 lunghezze, quindi la situazione di classifica è peggiorata, Aldo. Certo, rispetto a due ore fa la situazione sta diventando veramente molto 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 critica. Diciamo che oggi gli ultimi 20 minuti ho visto un discreto Pescara, ma non è bastato. Io mi aspettavo un'altra partita dal Pescara, dal momento che ormai abbiamo l'acqua alla gola, mi aspettavo una partita all'arma bianca. Cioè un Pescara garibaldino. Garibaldino, fin dall'inizio. Cioè, invece praticamente abbiamo cominciato a vedere le solite partite, il Lecce ha preso in mano il pallino del gioco, ho rivisto il Frosinone di domenica scorsa, cioè molto lentamente, ogni tanto c'era qualche guizzo del quel brasiliano Rodriguez, come si chiama? Spagnolo, sì. Sì, spagnolo. Pablo Rodriguez. Dopodiché quasi sembrava inevitabile, il gol è arrivato. Devo dire, è l'unica nota positiva, adesso ti sembra strano, l'impegno di un giocatore. Può darsi che ho visto un'altra partita, Odgaard c'ha i suoi limiti, però ha dato l'anima oggi in campo. Ecco, sì. Mi piacerebbe vedere tutti. È stato molto bravo quando si è liberato davanti, sì, al portiere, però è stato bravo anche il portiere del Assolutamente, perché lì gliel'ha messa la palla. Sì, sì, come no, l'ha piazzata, ecco, molto l'unica, bene. Ecco, se proprio voglio vedere, però onestamente Massimo, io ero pessimista all'inizio della partita circa il futuro del Pescara. E oggi alla luce di questa partita lo sono ancora di più. Ancora di più, quindi non c'è neanche un pizzico di ottimismo dopo, ma no, insomma, perché, guarda, gli ultimi 20 minuti, tu no? Sai, c'è che stata io una bella reazione comunque. Tu sai che, sì, sì, la reazione. Io, tu sai che io sono molto amico da anni, sì, con Enzo Lucifora. Sì. E lui aveva fatto una tabellina delle famose divide le partite a 5 alla volta, no? Sì. Aveva pensato che in queste partite 8 punti ne abbiamo fatti 2, speriamo di farne 6, c'è ancora ma la possibilità. Questo per essere
per essere attaccati. Ah, beh, quello sì, assolutamente. Ecco, perché altrimenti, comunque sia, guarda, veramente è un dispiacere grosso pensare che il Pescara possa andare in Serie. Assolutamente, questo insomma è il sentimento di tutti. Enrico, e vorrei coinvolgere anche Fabio, lo stesso Aldo, si parlava di Odegaard, secondo me è andato molto meglio con un punta al suo fianco, con Giannetti, secondo me ha fatto bene, tra l'altro quell'occasione che grida ancora vendetta, grande prodezza del portiere del Lecce, Gabriel che dir si voglia, un brasiliano, ma io direi anche in difesa, Fabio ed Enrico, insieme anche Aldo vorrei coinvolgere, secondo me Drudi è fondamentale, cioè da centrale della difesa 3. Assolutamente Massimo. Sono d'accordo con quello che dici, perché ha permesso comunque di alzare un po' la linea, di poter costruire dal basso, perché a piede Mirko Drudi, e soprattutto ha dato sicurezza. A me è piaciuto molto Drudi nella partita di oggi, e condivido quello che dici su Odegaard, perché con Giannetti a fianco non era più solo, perché comunque Capone giocava lontano, giocava un po' di raccordo, e quindi con le due punte vere ha fatto molto di più e è stato sfortunato in occasione del gol. A me Odegaard piace, vado controcorrente perché sento le voci, sento i malumori, Odegaard non piace, non è un buon giocatore, io invece vado controcorrente, per me è un giocatore molto utile, gli manca il gol, ma ricordiamoci la gara d'esordio contro il Chievo, si è costruito da solo un tiro che ha centrato la traversa, la settimana successiva è andato vicinissimo a sfiorare il palo sempre costruendosi da solo il tiro, è stato bravo Bardi, ma magari lui è anche impreciso a Frosinone, oggi si è costruito un'altra volta da solo il tiro, è dato a un millimetro, certo, dal gol, perché Gabriel ha fatto una grande partita, però corre per due persone, corre per 90 minuti, ci tiene la maglia, quindi io un giocatore come Odegaard me lo tengo stretto, e Drudi potrebbe essere il giocatore che dà la svolta alla linea arretrata, magari sì. Se piano piano Grassadonia vuole provare a fare qualcosa di diverso, non so la linea 4 se è nei programmi, ma comunque a sfruttare di più la qualità dei tanti centrocampisti che ha a disposizione, magari levando un uomo dietro, perché comunque le partite le devi vincere. Io la vera svolta oggi l'ho vista con Giannetti e Macin sicuramente, ma ha fatto registrare un buon impatto. Drudi assolutamente secondo me è stato il migliore, Fabio, non so se concordi e se convieni con me. Io sono d'accordissimo con l'analisi tua sui due elementi che hai citato. Drudi, io l'ho sempre detto da quando vengo qua, che è un giocatore magari non molto visibile, magari un giocatore lineare, pulito, però un giocatore di sicuro affidamento. Difficilmente l'ho visto fare una partita sotto al 6, certo, con poche sbavature, a piede, sa giocare. E Pescara ha fatto benissimo a rinnovargli il contratto, anzi secondo me deve ripartire da lui il prossimo anno. Peccato che sia rimasto ai margini per 4 mesi. È stato fuori e secondo me un po' sta cosa ha influito sul reparto arretrato. Su Odegaard sono d'accordo, però quello che mi dispiace a me e quello su cui batto e quello su cui ogni tanto faccio polemica è perché bisogna sempre aspettare prima di provare a giocare con due attaccanti. È capitato pochissime volte quest'anno che il Pescara abbia giocato con due attaccanti veri, anche perché non li ha avuti, sì, per indisponibilità, vedi Asensio, vedi Seter. Adesso che ce l'hai, che comunque Giannetti è un giocatore importante per la categoria, secondo me, un giocatore d'area di rigore che con Odegaard si sposa bene, oltretutto, come caratteristiche. Il rammarico mio e la polemica che ogni tanto mi viene da fare è che il Pescara sta retrocedendo quest'anno e siamo vicini, perché è vero che oggi è un brodino, ma la classifica è brutta, bisogna essere obiettivi, è difficilissimo risalire la china. Stiamo retrocedendo senza giocarci le partite, perché sono 3-4 mesi che noi le guardiamo, aspettiamo e poi proviamo. E la cosa brutta è quella, perché quando te le giochi, quando poi metti giocatori di qualità, sistemi un attimo la squadra, il campionato è scadente, Massimo. Il campionato è scadente. Non c'è tanto di più del Pescara. Mi sarei aspettato molto di più dal Lecce. Non so, probabilmente il merito è stato Frosinone e Lecce, abbiamo visto queste due squadre. Sì, è vero. Il campionato è scadente, a parte 3-4 squadre che giocano e hanno qualità. Ieri sera ho visto Empoli-Venezia, è una partita piacevole da vedere. L'Empoli grande squadra. È una partita piacevole da vedere, no? Ma sono poche le partite. Sì, è vero. Il campionato è scadente, bastava avere un po' più di intraprendenza, un po' più di coraggio,
secondo me avevi qualche punto in più, questo è quello che dico io, poi è chiaro che non abbiamo la controprova. Assolutamente, tu sei coerente con la tua opinione che hai espresso, ormai stai esprimendo da mesi. Aldo, io direi sì, ha ragione anche Fabio, a questo punto bisogna anche rischiare, no? Ma, chiaro, non è... ma io volevo tornare... Però su Giannetti, no, io volevo soltanto così chiarire, Giannetti è tornato a disposizione in questa settimana, quindi sì, magari sì. Grassadonia, che è il termometro della squadra, in mano, voglio dire, probabilmente non l'ha voluto rischiare dall'inizio, lui è stato ai margini per infortunio. Magari l'ideale sarebbe riavere il miglior setter, ecco, in questa squadra. Sì, il problema è lì. Il problema è, comunque, volevo tornare un attimino su Drudi. Sì. Drudi dà sempre una sicurezza al Pescara. Sì. Tant'è che l'anno scorso, cioè pochi mesi fa, lui voleva andare a Cesena, mi sembra, voleva, sì, andare via. Ed è l'unica cosa buona che ha indovinata tra le poche indovinate, è la riconferma di Drudi, che veramente è sempre stato non bello da vedersi, ma molto molto concreto, è un ottimo difensore. Per quanto invece riguarda l'altro discorso, io ti devo dire che il Pescara deve cominciare a giocarsi le partite, perché ha ragione Fabio, noi di partita in partita abbiamo cominciato, perdi la prima, perdi la seconda, non abbiamo mai giocato le partite. Sì, questo è vero, però... Ma questa è una costante fissa, ma anche oggi, io ti ho detto prima... Ma io sinceramente... No, aspetta, ti ho detto, sì, prima che io oggi mi sarei aspettato un proprio all'attacco, cioè io onestamente, no, non è una critica che voglio fare all'allenatore, io non avrei fatto giocare da fianco a Odgar Capone, sì, è stato proprio impalpabile, non mi piace neanche Galano. Certo che se fosse partito subito con Giannetti, molto probabilmente avrà dei problemi fisici, cioè aveva paura di perdere. Magari non è al 100%. Non è al 100%. Però onestamente noi ci troviamo in questa situazione perché almeno il 70% delle partite non l'abbiamo giocato. No, anche perché Giannetti è il classico giocatore, oggi l'abbiamo visto dal vivo per la prima volta, che allunga anche la squadra, no? Ha questa capacità che magari non hanno cifra, però è uno, certo, che può essere... Beh, giocatore esperto, insomma. Che può essere utile. Non c'è dubbio. Speriamo bene, però, onestamente... Anche se io devo essere sincero, forse non mi trovo proprio perfettamente d'accordo con voi, però nei primi 30 minuti a me il Pescara non è dispiaciuto, perché la squadra io l'ho vista più corta, più compatta, anche con una linea leggermente alta, con un baricentro un po' più alto rispetto al solito, non ha rischiato nulla. Sì, però Massimo, però purtroppo era inoffensivo, cioè i problemi sono lì davanti, cioè, ho capito, ma Massimo, cioè, non è che se noi guardiamo Grassadonia si può inventare gli attaccanti e li mette in campo, se noi, cioè, guardiamo, se non ci sono. Il primo tempo ha ricalcato il primo tempo già altissime partite, sì, sì, perché il Lecce, che oggi non mi è sembrato questo squadrone, però anche come muoveva il pallone nei primi 30 minuti più velocemente, non, sì, so se sì, però davanti lo so, ma arrivavi agli ultimi 30 metri, purtroppo io, c'erano praticamente, problemi. Io, ecco perché ti ho detto mi aspettavo l'inizio, sì, sì, che no. Tu aggredisci, certo, poi vedi, magari perdi però te le giochi tutte le partite. Invece Fabio ha messo proprio in luce quello che secondo me è il grosso della ricca. Però ecco l'approccio rispetto per esempio a Frosinone, no? Frosinone è chiaro, io era scontato che Grassadonia blindasse la fase di non possesso, come fanno tutti gli allenatori che subentrano e che devono guidare una squadra che subisce gol sistematicamente da 6 partite, perché il Pescara subiva gol sistematicamente da 6 partite, quindi ha blindato la fase di non possesso e non abbiamo visto una squadra coraggiosa, anche se ha subito poco o nulla, perché il Frosinone alla fine non ha impensierito mai Fiorillo. Oggi secondo me invece l'approccio, non lo so, io l'ho visto un po' più, è stato un po' più coraggioso rispetto a Frosinone, o no? Massimo, la partita di oggi fondamentalmente, come l'hai analizzata tu, è quella che poi è stata, si è vista, quello che, su cui voglio battere io, e oggi è stato palese, lampante, in 3-4 occasioni. È chiaro che Lecce comunque, anche se il Pescara ha provato a fare qualcosina, la partita l'ha fatta Lecce anche nella prima mezz'ora, con il mediano 99, sì, che è un buon giocatore, che era sempre nel vivo del gioco. Yulman. L'ha fatta sotto ritmo, arrivava fino a un punto, l'ha fatta sotto ritmo. Il Pescara ogni tanto ha provato a fare qualcosina, ma il problema è che quando tu, è vero che è stato molto compatto, si è difeso bene, però si è difeso sempre laggiù.
Sì. È capitato 3-4 volte che il Lecce nello sviluppo abbia sbagliato l'ultimo passaggio oppure qualcosina in avanti, sì, tra coda, Rodriguez. Perfetto. E abbiamo recuperato dei palloni e mi sono reso conto che poi, quando noi la con Bellanova, con De Sena, 3-4 sì, volte, la porti, e poi dopo devi fare 70 metri, certo, e là, io su quello batto, che se tu puoi essere compatto quando vuoi, ti puoi difendere bene quando... però tu devi fare gol, lo so, perché tu non stai a 40 punti, puoi iniziare a fare i conti per fare 6-7 pareggi, sono salvo. Tu no, no, su questo sono tu d'accordo. Ce n'hai 17, 18, 19, quanti ce n'hai? Pochi. 19 punti sono pochissimi. No, che, no, bisogna che io credo se che... Se tu fai una fase difensiva fatta bene, ogni tanto provi, come hai detto tu, a giocare con Drudi, che sicuramente ha più palleggio, ha più piede, Memu in quel ruolo... Vedi, anche lì nella scelta, come hai detto tu prima, di Giannetti, che non sta fuori da un mese, Memo pure sta fuori da un mese. Io allenatore oggi, se devo fare una valutazione tra due giocatori esperti, magari sparo prima, come ha detto Aldo, Giannetti, gli faccio fare 50 minuti a tutta birra perché voglio vincere, una delle ultime spiagge, e poi gioco Memo l'ultima mezz'ora, perché lui avrà fatto questi calcoli, no? Che erano due giocatori che non avevano 90 minuti, ma anche là su quella gestione io avrei fatto il contrario per provare a fare la partita con due attaccanti, visto che oggi ce l'avevi. Però ti voglio dire che tu puoi essere compatto e difenderti bene quando vuoi, ogni tanto alzare la linea, ma sei sempre lontano da arrivare dall'altra parte. Diciamo che la coperta è sempre corta, molto corta. Allora, torniamo da Enrico, perché si fa attendere Gianluca Grassadonia. Enrico, su queste valutazioni qual è il tuo punto di vista? Il mio punto di vista è che il Pescara di oggi era un Pescara completamente diverso da quello che abbiamo visto in questa stagione per tante partite. Io su questo vado contro, diciamo, non la penso come te, ma Massimo, per me il Pescara più bello resta quello visto a Verona contro il Chievo, perché è stato il Pescara più propositivo, che ha giocato il calcio di più, probabilmente più giusto per questo momento del Pescara, ovvero con la ricerca della qualità, anche prendendosi qualche rischio di troppo. È un Pescara che ha le qualità per arrivare a salvarsi, ma la classifica è preoccupante. È preoccupante per quanto riguarda Giannetti è un giocatore che ha dato qualcosa in più, un giocatore che in squadra non c'era come caratteristiche, però cambia un po' il concetto di 3-5-2, no? Perché con Galano e con Capone è una sorta di 3-5 uomo a raccordo e attaccante, con Giannetti è un 3-5-2 puro. Quindi Grassadonia deve fare anche un po' le sue scelte, ma se giochi con il 3-5-2 puro, anche quando rientrerà Setter, giocatori come Galano e come Capone poi ti escono completamente dal progetto. Piuttosto io volevo fare una domanda a te, una domanda a Fabio Ferraresi, all'amico Aldo Fattore in studio, è su Machin. Allora, Machin è un giocatore che nelle due mezze stagioni di Pescara è stato uno dei più forti che abbiamo visto, no? Sia nell'anno di Pillon, prima parte dell'anno di Pillon, sia nell'altra fetta di stagione che ha giocato in maglia biancazzurra. Poi lo riprendi dal Monza, sai bene che Machin è un giocatore che per rendere al 100% deve avere la fiducia e deve giocare. Machin ha giocato, se non erro titolare, solo la partita di Verona, credo, o un'altra partita, due partite. Ecco, Machin è quel giocatore che ha la qualità per farti vincere la partita. Secondo voi deve essere bravo Grassadonia ad inserirlo nonostante qualche pecca, qualche lacuna personale, oppure sta facendo la scelta giusta? Ma secondo me il mio personalissimo punto di vista, per carità, opinabile, secondo me sta facendo la scelta giusta, perché ci vuole l'atteggiamento giusto da parte, anche dal punto di vista della testa, perché Macino lo conosciamo benissimo, un giocatore di talento, perché anche oggi ha fatto 2-3 giocate di alto livello, però deve stare sempre concentrato. È chiaro che il Macino, che è entrato a Frosinone e così, non serve a niente a questa squadra, e quindi ha fatto benissimo Grassadonia. Sappiamo che c'è stata una bella ramanzina fatta dal tecnico in camera caritatis al giocatore, evidentemente ha sortito gli effetti desiderati. Machin può essere il valore aggiunto se ha l'atteggiamento giusto, altrimenti diventa un giocatore come tanti altri. Fabio? Sì, io mi sono espresso già la volta scorsa su queste scelte di Machin. Ah, ecco, allora andiamo da Grassadonia. Mister, buon pomeriggio intanto. Il pareggio strameritato. Io ho visto, questa è la mia personalissima opinione, un buon primo tempo, i primi 30 minuti mi sono piaciuti. Squadra corta, compatta, con un baricentro anche più alto, secondo me è stato fondamentale l'utilizzo di Drudi come centrale della difesa a 3.
Poi è chiaro, il Pescara è stato punito nel suo unico errore del primo tempo, nella ripresa poi un po' sfiduciato, diciamo che ha accusato il colpo, ma negli ultimi 25 minuti lei ha messo tanta qualità, insomma sono state sostituzioni che hanno sortito gli effetti desiderati, ma il Lecce è stato imbrigliato, voglio dire, alla fine. Sì, io penso che insomma in questo momento dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, nel senso che c'è il rammarico, insomma la squadra secondo me ha fatto molto bene, è stata compatta, è stata fortemente determinata, è chiaro che bisogna lavorare molto sugli automatismi, ma mi è piaciuta insomma la voglia di fare, siamo stati puniti sostanzialmente su un errore, come ha detto lei, di posizionamento, ma la squadra aveva fatto bene, la partita era in forte equilibrio, eravamo un po' contratti all'inizio, e cosa che invece non è successa al secondo tempo. Sono contentissimo per chi è entrato, perché ha determinato in positivo, dobbiamo lavorare molto per trovare gli equilibri, ma ripeto, la squadra ci ha creduto fino alla fine e c'è un pizzico di rammarico, insomma, perché poi al secondo tempo il Lecce non si è mai affacciato nella nostra metà campo, abbiamo fatto sempre la partita. E è chiaro, voglio dire, che la classifica piange, però questo è un grande punto di partenza, perché è normale che la squadra deve trovare assolutamente autostima, deve capire di potersi giocare le partite, deve lavorare duramente durante la settimana, perché qualcosina oggi abbiamo cambiato con i movimenti davanti e c'è da mordere tantissimo, devono dimostrare che ci sono, che capiscono quello che facciamo durante la settimana, ci vuole immensa disponibilità, però bisogna ripartire con grandissima fiducia. Mister, buonasera, Luigi Di Marzio, il centro, salve. Lei ha detto una cosa secondo me importante, sono contentissimo dei giocatori che sono entrati nel secondo tempo. La mia domanda è questa, perché c'è stata la scelta iniziale di giocare questa partita senza di privarsi degli uomini con maggiore qualità? Mi riferisco a Galano, Maestro, lo stesso Mancini, anche Vokic, secondo me è un giocatore di grandissima qualità. Lei aveva un tipo di piano di battaglia che probabilmente poi è stato stravolto, o ci sono altre motivazioni legate ad alcune esclusioni per me eccellenti e anche a sorpresa? Grazie. Ma, avevamo un piano gara, chiaramente è normale che i giocatori devono capire quello che chiedo, ci vuole chiaramente equilibrio, a me piace, se vedete nel mio passato in un centrocampo a tre c'è stato sempre un giocatore di grande qualità che potesse rompere un po' gli indugi, no? Con una giocata. Oggi noi non siamo pronti per utilizzare quel tipo di calciatore, perché si lavora da poco, perché poi c'è una fase di non possesso palla che va fatta bene, soprattutto contro questa squadra, che è una squadra che sulle transizioni è micidiale, che lavora costantemente con le tre punte, che su palla opposta hanno gli interni che vanno dentro, che nel momento in cui la palla arriva al terzino i loro interni si buttano negli spazi, e quindi abbiamo bisogno di gente di gamba, e quindi il piano gara era sostanzialmente fare una partita con un centrocampo muscolare dinamico, e abbiamo preferito mettere una punta in più rispetto a Galano, perché loro creavano e cercavano costantemente questo 2-2 centrale, quindi cercavamo di attirarli per farli uscire fuori, qualora venissero fuori cercavamo di giocare contro gli 2-2 contro i loro difensori centrali. Mister Costantini, TV6, il prossimo passo è vedere una squadra più coraggiosa dall'inizio, perché come ha detto lei, il Pescara è sembrato molto contratto, attento nella fase difensiva, ma poi molto contratto, e si è liberato dei pensieri soltanto negli ultimi 20 minuti, quando forse non c'era più niente da perdere. Ma noi dobbiamo capire chi siamo in questo momento, chi affrontiamo, e soprattutto lavorare. Questa è una squadra che adesso ha cambiato completamente struttura, ha cambiato modo di giocare, deve assolutamente giocarsi le partite, cercare di capire dove è il punto debole dell'avversario, accettare voglio dire anche situazioni di parità numerica, ma è una squadra che in questo momento sta lavorando da una settimana, e questi sono lavori che vanno fatti nel tempo per cercare di trovare gli automatismi. E piano piano, chiaramente tempo non ce n'è, quindi devono essere bravi i calciatori ad automatizzare tutti i movimenti e a farsi trovare pronti, come è successo oggi. Oggi ho avuto risposte importanti da chi è entrato, devono capire che chi graffia di più durante la settimana gioca, perché io guardo gli allenamenti, guardo la determinazione che loro hanno,
perché non si può essere più passivi, bisogna calarsi nella realtà, bisogna calarsi in quella che è questa nostra corsa verso la salvezza, e tutti devono essere pronti e soprattutto dimostrarmi durante gli allenamenti che hanno il desiderio di combattere, di determinare. Noi dobbiamo determinare. Sì, mister, buonasera. Due cose. Buonasera. È evidente che sta facendo tanto lei, la squadra in campo sa cosa fare. Penso anche a alcune giocate codificate, sia in fase difensiva che in fase offensiva, all'interno che va dentro, la mezzala che va dentro, sul ribaltamento di fronte, tante cose che si vedono. Forse una codifica è mancata sul gol subito, probabilmente non ci siamo riaccoppiati subito sul risviluppo del calcio d'angolo, è la prima domanda. La seconda, immagino che lei chiaramente deve coniugare fase difensiva, quindi equilibrio, a essere pericolosi. È una squadra che è la peggior difesa e il peggior attacco, non è un lavoro facilissimo. Ha pensato di trovare equilibrio almeno fino al primo tempo, quindi mantenere la partita in equilibrio, poi è chiaro che quel gol l'ha un po' alterato, e poi con i cambi, cioè questo più o meno il piano partita del Pescara da qui in avanti, cioè cercare sempre di stare in equilibrio e poi con i cambi casomai essere un po' più offensivi? Ma il piano di gara me lo dettano i giocatori durante la settimana, ripeto, nel calcio ci sono le due fasi, di possesso e di non possesso, e quindi noi è normale che dobbiamo trovare compattezza quando non abbiamo palla, ma allo stesso tempo avere qualità nel momento in cui siamo in possesso di palla. Ci sono dei tempi che sono fondamentali, e ripeto, abbiamo iniziato un percorso completamente nuovo e i giocatori devono capire quello che chiedo, che sicuramente insomma può essere un problema se non sei attento e lavori in maniera assidua durante la settimana e soprattutto concentrato su quello che c'è da fare. Chiaramente mi aspetto passi avanti, perché questa è una squadra che per le potenzialità che ha deve assolutamente fare di più. Mi aspetto molto da chi in questo momento è ancora leggermente in ritardo, ma devi accelerare perché abbiamo bisogno di loro, e loro mi auguro che capiscano che io non guardo la carta d'identità ma quello che mi danno durante la settimana. Per quanto riguarda il primo gol subito, c'è stato chiaramente un errore, le cose da fare sono tantissime e purtroppo noi il tempo non ce lo abbiamo. Scusi se interrompo, ma lei ha trovato una squadra che non ha mai fatto queste determinate cose o ha dovuto fare lei cose completamente diverse rispetto a prima? Cioè lei parla spesso di situazioni quasi la squadra era orfana di certe giocate codificate, certe situazioni. No, assolutamente non mi permetto di mettere il naso nel passato, e ogni allenatore poi ha un suo modo di valutare, voglio dire, tra virgolette, quelle che sono le proprie idee. Noi stiamo provando a fare delle cose completamente diverse, stiamo provando a determinare noi le partite, a non subirle. Chiaramente c'è da soffrire, perché in Serie B non ti regala niente nessuno, e quindi ripeto, questa settimana di lavoro oggi abbiamo cambiato qualcosa. Chiaramente ogni qualvolta affronti una squadra che ha un modulo diverso sono uscite completamente diverse, e quindi c'è bisogno di grande attenzione da parte loro. Gli allenamenti sicuramente sono molto intensi, avremo bisogno di fare molte doppie sedute, però bisogna anche poi valutare lo stato di forma dei ragazzi e quindi non caricarli eccessivamente. Ripeto, questo deve essere un grande punto di partenza, e avere la consapevolezza che questa squadra se la può giocare con tutti e che abbiamo bisogno dei giocatori di qualità, ma che capiscano che c'è da pedalare e c'è da salvare il Pescara, perché ci sono ancora 13 partite. Dipende solamente da noi. Lo spirito oggi è stato quello giusto. Posto? Mister, no, io una domanda le voglio fare, l'ultima. Al Pescara, vedendo le proiezioni degli ultimi 10 anni, perlomeno per sperare nell'aggancio all'ultimo posto utile per i play-out, serviranno ancora 23 punti, probabilmente, tra i 22 e i 23 punti. Lei crede che questa squadra, col materiale tecnico che ha in mano, anche a livello nervoso e agonistico, lei crede davvero che questa squadra possa centrare questo obiettivo, calcolando le partite che ci sono? Assolutamente sì, ma dobbiamo crederci, altrimenti tiriamo via bagagli e andiamo via. È una squadra che ha a cuore il Pescara, è una squadra che si allena, che dà tanto e deve dare di più, dobbiamo dare di più tutti, perché ripeto, questa squadra può salvarsi, deve salvarsi. E i calciatori devono graffiare durante la settimana, lo stanno facendo,
qualcuno deve anche violentarsi per venirci incontro, e quindi dobbiamo assolutamente tirare fuori tutto quello che abbiamo, perché è nelle nostre corde, e soprattutto dobbiamo salvare il Pescara. Senta mister, una domanda velocemente. Ieri le avevo fatto questa domanda in conferenza stampa, una conferenza pregara su Memusciai. Si aveva pensato di impiegarlo da vertice basso ed è stato utilizzato da vertice basso. È stato soddisfatto? È rimasto soddisfatto? Sì, lo ringrazio anche Memo, perché chiaramente anche lui ha stretto i denti e ha fatto il massimo. Insomma, si allena con noi da martedì, è un ragazzo sveglio, intelligente, determinato. Come tutti quanti gli altri, insomma, poi c'è chi è più su, chi è più su, chi è più giù, però dobbiamo arrivare tutti quanti a regime, perché ripeto, questa è una squadra che può e deve permettersi dei calciatori di qualità, ed è chiaro che c'è bisogno di lavorare. Ciao Nicolò, sentiamo Giannini. Un giudizio su questa prestazione, insomma, il Pescara era sotto di un gol, è riuscito a riprendere proprio alla fine, giocando però secondo me una discreta partita, dai, si può fare qualcosa di più in fase offensiva, però è un buon punto di partenza. Sì, non ci scordiamo che comunque giocavamo contro una grande squadra che è una delle favoritissime per andare in Serie A, e una buona prestazione di coraggio, di personalità, perché comunque abbiamo giocato sempre la palla, difficilmente abbiamo buttato via e appunto il pallone quando eravamo in possesso, e soprattutto una bella reazione dopo lo svantaggio, ci abbiamo creduto fino alla fine. Peccato, abbiamo preso un gol secondo me evitabile, però comunque ripeto, siamo stati bravi soprattutto a crederci, a non disunirci, a continuare a giocare secondo, insomma, quello che avevamo preparato in settimana insieme al mister. Ciao Nicolò, insomma, un buon esordio per te, sei entrato bene, peccato per quell'infortunio dopo pochi giorni, perché si vede che hai tanta voglia di dimostrare. Sì, hai detto bene, peccato, probabilmente sono stato fregato da quello, da troppa voglia di dimostrare. Sono arrivato quella settimana, ero molto carico, avevo voglia insomma di mettermi in gioco, di dimostrare. E diciamo che il mio percorso parte adesso con un paio di settimane di ritardo, mi dispiace tantissimo, però cercherò di recuperare il tempo perso e di contribuire a quello che tutti ci auspichiamo poi alla fine del campionato. Ecco, il Pescara ha dei problemi lì davanti, soprattutto la mancanza di un centravanti vero che faccia determinati movimenti, che sappia ripulire i palloni. Tu hai avuto un impatto anche da questo punto di vista, ti aspetti ora di trovare un po' più di spazio, essendo insomma ristabilito dal punto di vista fisico? Ma intanto spero di giorno dopo giorno acquisire la forma migliore, che appunto queste due settimane di stop insomma mi hanno un po' rallentato, però poi niente, io mi metto a disposizione, ovviamente sono venuto con tanta voglia, ma in punta di piedi, nel senso che comunque sono a disposizione appunto del mister e di questo gruppo, di questa squadra e di chi mi ha dato fiducia. Io devo solo insomma ripagare questa fiducia sul campo, e chiaramente serve a me, ma di conseguenza poi servirà a tutti. Ma che gruppo hai trovato? Ma ho trovato un gruppo che è difficile credere che insomma abbia queste difficoltà poi in campo, perché comunque siamo tutti ragazzi, sembrano frasi fatte ma è veramente così, siamo ragazzi bravi, ragazzi in gamba, giocatori forti, e c'è qualità, e secondo me è solo un problema adesso chiaramente di autostima, che chiaramente la fiducia, lo sappiamo, viene giocando e viene facendo risultati, che è un po' insomma quello che ultimamente ci è mancato, però dobbiamo lavorare con fiducia, continuare e cercare di andare a fare anche imprese dove magari in situazioni normali basta anche una prestazione buona. Ora non ce lo possiamo permettere, da qua alla fine dobbiamo strappare punti a tutte le squadre con cui giochiamo. Perfetto, abbiamo dunque ascoltato sì, Nicolò ti faccio Giannetti, che oggi ha esordito, un buon esordio, possiamo trasferirci all'esterno dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia dal nostro Enrico Giancalli, che ha un ospite.
Sì, c'è il direttore sportivo Antonio Bocchetti, parla lui per la società oggi dopo la partita tra Pescara e Lecce. Commentiamo subito la partita. Un bel Pescara, è vero, ha meritato ampiamente questo pareggio, però il Cosenza vince, le altre vincono, servono vittorie. Sì, siamo contenti per la prestazione, ma non siamo contenti per il risultato. Si è visto un Pescara vivo, un Pescara coraggioso. Dobbiamo avere un pochettino di presunzione in più. È quello che ci manca in questo momento qua, un po' di presunzione per cercare di andare a vincere una partita. La squadra però non ha mollato di un centimetro e questo è un buon segnale, però stiamo parlando dell'ennesimo pareggio che noi tocca i punti per vincere. Le scelte di Grassadoni hanno un po', virgolette, penalizzato la qualità dell'organico, nel senso giocatori come Capone, Giannetti va bene dal punto di vista fisico, non hai 90 minuti, ma Macin, insomma, fuori. Come lo vede questo aspetto, Bocchetti? Ma noi comunque affrontavamo una squadra molto forte, una squadra che è importante, quindi dovevamo avere un equilibrio importante per tutti i 90 minuti. Andare all'arma bianca e prendere tre gol anche da Lecce, onestamente, non ci sembrava il caso. Dovevamo sfruttare le occasioni che ci sono capitate parecchie occasioni, ma se non c'è equilibrio in questo momento qua, noi abbiamo bisogno di questo. E quindi pensare a non prendere gol e cercare di sfruttare le occasioni che ci capitano. Nel secondo tempo ci sono capitate più di un'occasione importante. Ecco, mentre la squadra, Massimo, vedete alle mie spalle, sta lasciando con il pullman lo stadio, voglio chiedere a Bocchetti la condizione degli indisponibili. Cominciamo con Sorensen. Sorensen dovrebbe rientrare per martedì, c'è anche Rigoni. Dobbiamo valutare adesso la situazione di Seter, di Bocchetti e di Tabanelli in questi giorni. Però Tabanelli, avevate detto solo un crampo, addirittura con un crampo è da valutare per martedì? Vabbè, giochiamo martedì, è normale che non possiamo rischiare un giocatore senza fare esami strumentali, quindi aspettiamo gli esami strumentali e poi vediamo il da farsi. Quindi certi rientri solo di Sorensen e Rigoni al momento? Questi sì. Massimo, se mi giri qualche domanda per il direttore Bocchetti, che non ha l'auricolare, gliela pongo io. Io c'ero la parola a Aldo Fattore, magari voleva fare una domanda al DS Bocchetti. Aldo. Sì. Ho sentito, soddisfatto la prestazione, le faccio questa domanda: se no il Pescara non avesse pareggiato al 91esimo, avrebbe detto la stessa cosa? Chiedono da studio sul fatto, lei ha detto soddisfatto della prestazione, ma se non avesse pareggiato Busellato al 91esimo, avrebbe detto la stessa cosa? Sì. Sì, soddisfatta della prestazione perché la squadra ci ha creduto fino alla fine. Noi abbiamo avuto un'occasione d'oro con Odegaard, penso un quarto d'ora prima, un'occasione con Giannetti che non è arrivato per un centimetro, lo stesso Odegaard che non è riuscito a chiudere un cross di De Sena. Noi abbiamo avuto parecchie cose nel secondo tempo. È normale che abbiamo bisogno di quel pizzico di fortuna in questo momento qua che ci gira un po' storto, però la fortuna ce la dobbiamo ricercare noi. Ci manca un pochettino di precisione, un pochettino di un po' di incoscienza, un pochettino di coraggio in più per cercare di vincere le partite. Un'altra domanda prima di salutare Bocchetti, se l'avete Fabio Ferraresi. Fabio Ferraresi. Oh, io saluto Antonio. Sì, volevo chiedere dimmi, ad Antonio che d'altronde ha fatto una carriera importante. Noi abbiamo giocato pure assieme qualche mese quando lui si affacciava alla prima squadra, veniva dal settore giovanile. E poi ha fatto una carriera importante e avrà giocato sicuramente in squadre dove c'erano giocatori importanti. Quando il tuo mister, che credo anche tu abbia influito nella scelta perché avete lavorato assieme, dice in conferenza che ci vogliono giocatori che determinano, ma i giocatori che determinano non sono quelli di qualità, Antonio, questo mi chiedo io. Il problema di mettere giocatori di qualità in questo momento qua, affrontando un Lecce che comunque lascia tre giocatori in avanti, sempre fisso, senza una fase difensiva, è normale che noi dobbiamo avere qualche giocatore in più di corsa per avere equilibrio e per cercare comunque di tamponare ai loro attacchi. Una volta recuperato palla potevamo innescare un pochettino meglio i quinti e meglio le due punte. Il primo tempo comunque è stato un primo equilibrato, tranne quell'azione che ha fatto Meccariello, che hanno fatto gol, ma
Ma altrimenti il Lecce, non mi ricordo di rimporto che ha fatto il Lecce tutta la partita. Soprattutto adesso in poi però si può provare ad offendere un po' di più, perché la classifica è pericolosa, parla chiaro. Serve anche rischiare qualcosa in più di quello che è nelle corde della squadra in questo momento, perché Grassadonia, se non erro, Massimo, correggimi tu da studio, sì, ha detto: ho sempre giocato con un centrocampista, uno dei tre centrocampisti di qualità, ma al momento la squadra non è pronta. Però probabilmente bisogna anche correre un pizzico di rischio in più, visto la classifica, Bocchetti. Allora, noi avevamo un quinto che era Bellanova e un quinto che è Machange, sono due quinti, comunque non sono difensivi. Avevamo Memushai, che è un giocatore di qualità, e avevamo due attaccanti. È normale che il resto dei giocatori devono essere giocatori di gamba. E diciamo che Busellato, anche se è un giocatore che comunque di gamba, ma è l'unico giocatore che si butta negli spazi. Quindi, al di là della qualità, ne abbiamo bisogno pure di tanta corsa in questo momento qua. Poi dopo i giocatori di qualità ci sono, li ha messi, abbiamo pareggiato la partita, potevamo vincerla se Odegaard avesse fatto gol o se il portiere avesse fatto un miracolo importante, però siamo sempre lì, dobbiamo usare di più, ma non come singolo, ma soprattutto come squadra. Proprio l'ultima per Bocchetti e poi lo salutiamo, sì. Anzi, lo già ringraziamo per la lunga attesa. Sì, avevo in mente una domanda, adesso sinceramente me la sono dimenticata, sì. No, però volevo chiedere ad Antonio, ma è auspicabile, sì, proprio perché mancano non tante giornate, insomma il tempo stringe, restano mi pare 13 turni da qui alla fine del campionato, è auspicabile il ritorno secondo te alla difesa a 4 proprio per dare più qualità magari, più possibilità ai giocatori che hai, magari che ne sono tanti di qualità appunto? Dice Massimo Profeta da studio, mancano 13 partite alla fine per dare più qualità e dare spazio anche a tutti, a più giocatori di qualità che in organico, se Grassadonia sta anche pensando a riportare anche la linea difensiva a 4, non so se subito, magari in futuro. Ma la potrebbe fare, perché l'ha sempre fatto, quindi non è il problema del modulo di come giocare, il problema è l'equilibrio di squadra. Mo, al 3 o a 4, noi quando abbiamo attaccato in tanti e abbiamo difeso in 3. Oggi abbiamo difeso in 3, soprattutto il secondo tempo, quasi 3 contro 3. Quindi non è una questione di moduli, di uomini, ma è questione di atteggiamento. Se il nostro atteggiamento è quello del secondo tempo, possiamo giocare pure con i difensori. Significa che noi andavamo ad attaccare in avanti. È normale, che te l'ho detto, abbiamo bisogno di un po' di presunzione in più. E un po' più di coraggio, questo sì. Secondo me, una speranza, quale potrebbe essere? Parlo, se io fossi Grassadonia. Sì. Dato che ci sono tantissimi giocatori, io punterei su 25 giocatori, non farei proprio gli altri li farei allenare con la primavera e dare il massimo, vedere se il miracolo si può fare. Questo per me è l'ultima speranza, cioè siamo troppi giocatori, ecco. Secondo me, io... Cioè tu che cosa, scusa, non so... Io praticamente la rosa la porterei a 25 giocatori e vai avanti con quelli, siamo troppi. Beh, sono troppi. Siamo troppi. Cioè, e oggettivamente sono tanti. Tu con 25 giocatori o la va o la spacca. Perché ormai siamo a questa situazione. Abbiamo l'acqua alla gola e per non affogare bisogna metterli in pratica. Questa è una mia... Può darsi che dica un'eresia, eh? No, ma è... Per esempio, adesso lui prima parlava di Galano. Galano quando non c'è si rimpiange. Quando c'è... Hai detto una cosa condivisibile, del resto quando ci verrebbe voglia di prenderlo a schiaffi. Sì, assolutamente. Intanto turnover anche in regia, io saluto Roberto Cherchi in regia che ha sostituito Danilo Cinquino. Grazie Roberto per la tua opera. Macin, Maestro, Galano che erano in panchina, solo Galano non è entrato, quindi tre giocatori di qualità, no? Giusto? Tre giocatori di qualità, due dei quali non sono stati utilizzati dal primo minuto. Giannetti è entrato in corso d'opera. Ha giocato Capone che... In teoria è un giocatore anche di qualità, purtroppo non sta facendo bene, ogni qualvolta viene chiamato in causa purtroppo non lascia il segno. Memusha è un giocatore importante in questa squadra, cioè non è facile, sì, voglio dire, però è un giocatore che sì, non ha fatto bene quest'anno, però è un giocatore, sì. È uno di quei senatori che ti dovrebbero, no, portare fuori però... dalle acque limacciose della classifica sulla carta, no, cioè ci punti su un giocatore come Memusha se è recuperato. Come si fa trovare un equilibrio con tutti questi giocatori? Esempio, io ve lo chiedo. Per esempio, questa è una mia opinione. Attenzione, adesso sto per dire, sì, sto per bestemmiare, nel senso. Macin è un giocatore, non da squadra che si deve salvare. Macin è il classico giocatore. Qui non ci vuole il fioretto, sì, ci vuole la sciabola. Macin, il Macin
che abbiamo visto fino adesso non ti serve. Però adesso stiamo dicendo fino a 5 minuti fa abbiamo detto l'esatto contrario. Però a questo punto tu vuoi mettere i giocatori di qualità, allora fai giocare i giocatori di qualità, ma non ti salvi. Certo. Secondo me ci vuole giocatore che va in campo, non dico a rompere le gambe per l'amor di Dio, che dà il massimo, magari a meno limiti tecnici, e se tu Mancini lo vuoi far giocare deve dare sputare sangue. Beh, oggi come è entrato in campo non mi è dispiaciuto. Io adesso onestamente vedi, certo, tra Mancini e Galano preferisco Mancini. Galano è 4-5 mesi che a Pescara fa lo spettatore. Un giocatore che sembra essere uscito dai radar a questo punto è proprio Valdifiori. Mi sembra, no? Penso proprio di sì. Perché insomma in quella, quella posizione ci ha giocato Busellato, ci ha giocato Memuscia e ci può giocare teoricamente anche Rigoni, che oggi era ai margini. Cioè, se vuoi dare, vuoi dare più sostanza a quel tipo di centrocampo, perché mi pare che l'idea di Grassadonia sia questa, sì. Valdifiori è fuori dai giochi. Beh, credo. Penso che nelle scelte sia stato abbastanza eloquente. Poi Massimo, un'altra cosa. Grassadonia ha avuto a Foggia Busellato e Galano. Sì. Busellato lo ripropone, Galano non so se lo ripropone. Beh, io Galano, come ha giocato a Frosinone, sinceramente Galano... Ma perché prima? Serve a poco, sì, però dico a Frosinone, lui è arrivato a Frosinone e la prima partita di Grassadonia è stata a Frosinone, ha giocato... voglio dire, non è un caso che non oggi... ha mai appoggiato Odgar. Odgar è stato abbandonato al suo triste destino, circondato da tre centrali del Frosinone. E oggi non è un caso che... Poi è stato massacrato ingiustamente, secondo me, Odgar, per quella palla gol non concretizzata, dove però il portiere Bardi è stato anche molto bravo, e oggi ha fatto bene Grassadonia a confermarlo, no? Sei d'accordo, Fabio? Sì, sì, come no, ha fatto benissimo. Odgaard, io sono d'accordo anche con quello che dice Enrico, è un giocatore che si sta impegnando, che sta dando tutto per la squadra. È chiaro che è stato anche a volte non messo in condizioni proprio ottimali per esprimere le sue qualità, perché lui è un giocatore che ha bisogno di un partner e che ci si arrivi lì con la manovra piuttosto che con una transizione, una ripartenza, un contropiede, là lo metti più in difficoltà. Chiaro. Perché lo esponi a dei limiti strutturali che ha rispetto a Setter, ad esempio. Però tornando, adesso mi è venuto in mente, tornando al discorso di prima della difesa 4, il Pescara se recupera, come ha detto pure Bocchetti, anche Sorensen, secondo me la può fare la difesa 4, ce li ha gli uomini, anche Drudi Sorensen è una bella coppia centrale assortita, secondo me, uno un po' più di lettura, uno un po' più... E lì bisogna poi fare delle scelte anche coraggiose, però si può fare. Ai margini... No, perché molti dicono che non si può fare, che non ci stanno gli uomini, secondo me si può fare la difesa 4, si può fare tutto. Ci sono gli uomini, ci sono 30 giocatori con un Drudi così, che però è stato assente per 4 mesi. Io adesso si può forse fare. Mi sto convincendo si anche io fare. Perché devi essere un po' più coraggioso, devi cercare di creare di più, di mettere più qualità però, in questa squadra. Vedi che... Però aspetta, Drudi gioca, potrebbe giocare Sorensen, magari questa è la tua idea, resterebbero ai margini due senatori importanti. Beh, come Scognamiglio e Bocchetti. Lui oggi l'allenatore ha detto che non si fa problemi con la carta d'identità, da quello che ho sentito io, no? Quindi come se non si fa problemi a tenere fuori Valdifiori, penso possano farseli a tenere fuori Bocchetti. E poi ha detto oltretutto che molti si devono violentare per cambiare alcuni tipi di atteggiamento. Si può violentare anche a Bocchetti a provare a fare 10 metri in avanti, no? Solo Mancini a rincorrere il play avversario. Sì, no? Certo. Se uno vuole dare una linea alla squadra, ci violentiamo tutti. Mancini se gioca deve correre, Bocchetti se gioca deve non fare l'orticello davanti all'aria, ma cercare che su una palla coperta di venire avanti 15 metri. Penso che non è difficilissimo. No, infatti. Aldo? Ma io, guarda, onestamente possiamo parlare di quel giocatore, di quell'altro... Siamo in una situazione, ecco, io onestamente non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione, che siamo in una fase quasi irreversibile. Onestamente, mi dicessi chi gioca, forse giocando a 4 dietro, 4-4-2, che secondo me è, oppure 4-3-2-1, però io farei più il tentativo 4-3-1-2 con due punti. Beh, certo. No, io 4-4-2 non l'ho mai ipotizzato, perché non ci sono, secondo me, i giocatori per fare. Io due punte, giochi tutto per tutto, giochi Balzano, cioè adesso Balzano e Masciangelo a destra e a sinistra, Drudi che è assolutamente da confermare, uno dei due tra Scognamiglio e Bocchetti,
in mezzo fa, è presto fatto il discorso, fai giocare Dossena, Busellato, Dossena perché ormai Busellato ha dimostrato di essere un punto fermo, l'altro lo vedi tra Memuscia e davanti fai giocare e te la giochi in questo modo. Vedremo quello che succederà. Questo. Tra l'altro il Cittadella si schiera secondo i canoni del 4-3-1-2, quindi magari potrebbe mettersi anche a specchio, magari potrebbe essere la novità della prossima partita in programma a Cittadella, ore 19, martedì prossimo, turno infrasettimanale Monza-Cittadella, 66esimo, 0-0 il parziale, alle 18 il posticipo di fronte Entella e Brescia. Tra l'altro il Cittadella non sta affatto vivendo un buon momento. Nelle ultime 8 partite, compresa quella che sta giocando, ne ha vinta una sola a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Per il resto 3 sconfitte, questo sarebbe il quarto pareggio ed una sola vittoria. Quindi insomma non è un Cittadella nelle migliori condizioni, ma è una squadra di tutto rispetto. Lì c'è un signor direttore sportivo che si chiama Marchetti, dovremmo prendere, anzi tutti i direttori dovrebbero prendere esempio da Marchetti per come si fa calcio, e soprattutto il Cittadella è un modello sotto questo profilo. Allora noi ci salutiamo qui, cari amici. Ciao Max, ci vediamo martedì. Grazie. Buonasera a Fabio a tutti. Ferraresi, tra 3 giorni lo rivedrete, ore 19, mi raccomando. Secondo te chi devo salutare? È una prassi. Un bacione agli occhi più belli di Pescara. Presenterò. Però di chi è, perché sennò può pensare che magari... No. Salutamela tanto e dai un bacio da parte mia. A mia moglie Romina, che salutiamo. Romina. Perfetto, grazie ad Aldo Fattore e a Fabio Ferraresi, grazie a Roberto Cherchi in regia. Ci vediamo martedì alle 21, perché la partita comincerà alle 19, per analizzare quello che succederà al tombolato di Cittadella, di fronte a Cittadella e Pescara, ore 21, martedì prossimo, terzo tempo live, con Fabio Ferraresi. Grazie e buona serata. Thank you.